Siamo in linea, quindi Anna, dimmi tutto. Mi senti? Sì, ti sento, cara, adesso ti Sì. sento. Bello, bello, bello forte. Io sono felice di sentirti perché io sono stata malissimo, sto ancora malissimo, però ti sto seguendo in tutto. Voglio incontrarti perché sono molto stanca, anche se adesso ad esempio ho letto tutto, ma non sapevo che il riso non dovevo mangiarlo. Continuavo a mangiare pasta di mais e riso, ho sbagliato. Sì, anche il mais, eh? Anche il mais fa male. Fa male anche il mais. Sì. Io infatti ho sempre dolori in tutta la muscolatura della schiena, figurati faccio la parrucchiera 12 ore al giorno, perciò sono a Sì, pezzi. certo. Faccio la Sì? parrucchiera e faccio fatica a fare Ah, fai tanto. fatica. Allora, io vorrei E ho dire una cosa, giusto perché tu l'hai un po' introdotto. Parrucchieri, allora, tu sei a contatto con sostanze nocivi, profumi, fumi, sostanze che noi, già noi, non dovremmo neanche esserne vicino nel nostro stato. Tu per una questione di per forza devi lavorarci. Quindi non soltanto la forza fisica di stare in piedi, so quello che fa la parrucchiera quando vengo io, cioè mi mandano quella con i muscoli così perché devono tirare. Quindi non soltanto la forza fisica, ma anche una questione di chimiche, di prodotti chimici. Quindi in quel senso lì, sai, noi, io sono, cosa hai detto? tutto il giorno, lacche, e poi mi sento soffocare dentro. Io sto solo bene quando quei cibi aperta e non capivo come mai mi sentivo sempre da sola, solo io nel No, negozio, sento che mi manca l'aria. esatto, infatti sto prendendo questo momento per fare, perché io seguo anche persone che fanno estetiste, fanno le unghie, così, fanno massaggi, noi anche con creme, oppure con lacche, oppure con smalti, dobbiamo stare attenti. Noi creme, profumi, io ho una persona che lavora, insegna, e lei il gesso, i pennarelli, lei dà tipo da svenire, perché queste sono le cose che noi dobbiamo stare attenti. Quindi se c'è qualcuno di voi che sta utilizzando creme profumate oppure altre cose così, cerchiamo di eliminarli, cioè io non metto neanche profumo, io metto profumo se voglio sui vestiti, perché non ho problemi nel sentirlo, però giusto per non intossicarmi continuamente, quindi lo metto sulle vestiti, però tu lavorando con i prodotti chimici, sì, gli altri possono anche non sentire niente, ma tu sì, e soprattutto ricordiamoci sempre che con il Proprio cervello, mi dà aspetta, aspetta, perché non qualsiasi ti sento cosa. quando parli, ok? Dimmi. Sì, dicevo che io sento tutto, sono come un cane da tartufi, Esatto, quello che gli altri non sentono esatto. Io lo chiamo, e lo dico sempre, come cani da tartufi. Solo che c'è una ragazza che segue che dice, dovremmo capitalizzare su questo, farlo diventare un lavoro. Ho detto sì, però se tu provi a fare, annusare per i profumi, svieni, e se cerchi di fare il sommelier, muori. Quindi non è che noi possiamo capitalizzare su questa cosa qua, tranne, non so, ricercare qualche evaso dal carcere con il naso lofato. Voi avete i sensi più acuti, sia di rumori acuti, luci, ecco perché anche nei centri commerciali le persone stanno molto male con quei luci, con tutte le voci delle persone, con tutta la confusione, la musica in diffusione. Ricordate anche che ascoltare tante persone che parlano continuamente a voi vi stanca da morire, vi stressa, come le persone che insegnano a scuola, la Marica che è insegnante asilo, in scuola elementare, sono cose veramente nocive.
15 e 15 ci sono anche certi lavori che noi facciamo come te, come parrucchiera, che è una cosa molto problematica per te come fibromialgica, quindi tu dall'altra parte cerchi di avere un po' di attenzione sul fatto che in mezzo a una cliente e l'altro cerchi di stirarti, rilassarti un po' le gambe, cerchi di meditare, di estraniarti quando stai lavorando sulla testa della persona, lo so che tante devono parlare, però cerchi al limite di respirare, di focalizzare su qualcos'altro, così ti estrani un attimino dalla situazione, cerchi di stare un po' più lontano quando fai la lacca, altre cose, ti metti la lacca, fai un po' un giro un po' lontano, poi dopo torni, così mi stai parlando, perché non riesco a capire, Anna, quando mi stai parlando. Dicevo che bisognerebbe mettere un aspiratore per aspirare tutte queste come cose. O al limite io ne avevo delle piccoletti che tu puoi mettere, che costa anche poco, tu puoi portarlo con te, una cosa portatile che nella tua postazione ti aspira un po' le sostanze chimiche che sono lì intorno. E non so com'è il tuo lavoro, se tu riesci anche a non stare lì a fare tante tinture e altre cose, così lascia fare agli altri, così, però comunque sì, noi tutti dobbiamo stare molto attenti alle sostanze chimiche. A parte questo, cara, avevi qualche altra domanda? Domande c'ho 2000. Io ho una bambina di 12 anni che secondo me è già come me, perché non sopporta niente, non sopporta gli odori, non sopporta Sì. Quanti anni ha detto che ha? 11 anni, ha 11 anni, si è appena sviluppata, ma è molto sensibile, come me, certo. Ok. Già, se non mangia le farine sta meglio, delle crisi di panico forti, secondo me. Noi siamo tutta una colonia nella mia famiglia, quindi purtroppo c'è una predisposizione genetica, predisposizione, non è ereditaria, c'è una predisposizione, ok? Capito. Perciò anche le creme e tutto, io profumi, creme, che io mi cremo, incremo molto, fanno male, io non lo sapevo. Uso molta crema. Ma visto che tu, allora, olio di mandorle dolce, ok? Io utilizzo olio di ricino in faccia, perché poi dopo un altro momento ve lo spiego come si utilizza l'olio di ricino, però olio di mandorle dolce e con quello tu bilanci un attimino il fatto che tu devi lavorare tutto il giorno con sostanze chimiche, come sarebbe utile anche avere un dentifricio neutro al limone naturale, perché ricordate che la menta a noi fa male, quindi sciacqui, colluttori, dentifrici alla menta. Adesso io utilizzo il dentifricio alla menta, ma quando stavo male avevo quello al limone, certe volte facevo con sale oppure con quello naturale, così come anche il deodorante con quella pietra che adesso non mi ricordo il nome lì, naturale, oppure mettevo il bicarbonato mescolato con l'olio di mandorle dolci, quindi cercavo tante strategie per diminuire il carico di tossine extra nella nostra vita. Rifaccio una nota che ho già detto e stradetto: di chiunque che abbia la fibromialgia, se state fumando, è lo stesso discorso che ho detto degli hamburger, muffin e altre cose così. Capisco il sollievo e la voglia di farlo, però è un solenace e vi state facendo male, cioè praticamente non parliamo neanche della nicotina e sostanze tossiche e tutto il resto, così è un solenace, vi state infiammando, quindi se c'è qualcuno di voi, tu non fumi, vero Ara? Guai, non lo so, proprio mi fa schifo, okay, l'odore. Okay, okay.
Quindi ci mancava solo che sei una parrucchiera che fa le tinture e anche fuma, cioè, quindi ci mancava solo questo. Quindi Niente, non sopporto nessuno, sono diventata allergica alla vita, in pratica. sì, purtroppo quello dell'allergica alla vita è una sensazione. Vi ricordo anche quando c'era quella persona che mi ha baciato su due guance, solo che ero un fumatore, e io mi sono gonfiata così e dopo una mezz'oretta, il giorno dopo sono andata dall'allergologo e mi ha detto: "Va bene signora cara, adesso abbiamo un'altra", perché ero allergica a tutto. "Abbiamo un problema, non sappiamo se è il tabacco oppure la saliva delle persone". Beh, cioè tipo, adesso non posso mangiare, non posso fare niente, sono allergica alla vita e anche saliva delle persone, che uno dice guarda che cioè in Italia tutti baciano, no, tutti baciano così, neanche quello, perché il contatto umano ci fa male. Queste sono le complessità di questa malattia, e giostrarsi tra tutto questo è un'impresa titanica, a volte sembra così. Quindi ecco perché, vero? Non ti sento più, Anna. Eh Difficile. sì, è molto difficile. Stai attento a quelle creme, quelle sostanze nocive al tuo lavoro, cerchi di fare una pausa tra persone che tu segui, ok? Un po' per schiarirti un po' le idee, fai tanta respirazione profonda, oppure anche se non ce l'hai come prassi, inizi a fare la meditazione un po' per calmarti durante la giornata, ok? Ok, Sì. Sì. va bene, Anna. Ti mando un bacio, poi dopo ci sentiamo, ok? Ok, Grazie, grazie, un ciao bacio. cara, ciao ciao ciao.